fatto le mie unghiette Halloween, sto col gattino viola, e vi porto con me a Spirit Halloween, che è un negozio, come vedete qua, Spirit Halloween, con costumi e decorazioni. Andiamo un po' a vedere cosa hanno. Ho fatto un po' di shopping, una sorpresa per i miei cani, perché fanno sempre a guerra con i gatti. Se volete sapere cosa ho comprato come costume, vi do un indizio. Questa è la mia maschera di tutti i giorni, ecco qua l'indizio. Festeggerò a casa con voi. Questo costume che ho appena comprato sicuramente andrà su OnlyFans. Sono davanti a Michael's, questa è la parte della cucina, cioè si trovo i taglierini per i biscotti a forma di Halloween. Penso che non c'è più niente di Halloween, a meno che non siano le cose a saldo. Quello che ho comprato, i taglia biscotti con le formine di Halloween, ho trovato quelli, il resto è tutto esaurito perché hanno già cambiato gli scaffali con cose natalizie e per il giorno del ringraziamento, quindi uno aspetta un secondo. E adesso andrò a guardare un attimo le decorazioni che hanno per Halloween, ma anche per Thanksgiving e per Natale. La candela a forma di zucca, molto carina, e luci per Natale. Adesso sto andando al supermercato a fare un po' di acquisti per la cena di Halloween. Con il ghiaccio mettiamo le cose fredde, $200 dopo abbiamo fatto la spesa. Whole Food, supermercato numero 2. Sono appena uscita da Natural Grocers, supermercato numero 3. Qua dietro c'è Kaleidoscope, adesso voglio vedere se hanno brownie. Ho trovato esattamente quello che cercavo, borsa termica perché fa caldo. Asiano Market è qui. E con questo ho finito. Se vi interessa vedere come è fatto, questo è un Nagaimo. Ci faccio la pizza. Funghi, mi chiamano King Trombetta, penso, non so come si chiamano in italiano, ma sono buonissimi, bio. Pure i supermercati asiatici qua hanno bio adesso. Mi piace tantissimo i lici, o così si chiamano mi pare. Stessa cosa questi, buonissimi. Andiamo a casa, meno male con la Jeep, ragazzi, guardate un po'. Questo è un punto bellissimo dell'autostrada che mi piace molto, come si incrociano tutte le varie strade. Ho comprato questi biscotti al limone, che sono palio, sono fatti con il miele, c'è lo sciroppo d'acero, c'è la farina di cocco, anche la gelatina. E ho visto che le posso plasmare con la mano, mentre sto modellando, e scriverò rest in peace. Sul brownie ci metterò un fiorellino come se fosse proprio una lapide. Poi le formine che ho comprato oggi, come questo, ho fatto un biscotto così a sagoma, che è molto più carino, in 3 secondi proprio. Semplicissimo, guardate. Voilà. Ho appena finito di tagliare i funghi a forma di ossa. Per oggi è tutto, domani inizierò a fare tutto il menù. Intanto ho preparato il mio frigo con tutto quanto predisposto alle ricette che farò. Il giorno di Halloween. Sto per fare uno scherzetto di Halloween a Charlie. Charlie? Trick or treat. Miau. Oh, Lolita. Ho preparato già questi dolcetti che avete visto in frigo. Ho anche preparato il Nagaimo, che questa radice è immensa che avete visto. Questo è il Nagaimo frullato, semplicemente. E le ho fatte anche in versione azzurra, con la spirulina, rossa con la barbabietola e nero con il carbone vegetale. Sto massaggiando
la carne di manzo con la carne di maiale bio, con spezie varie e capperi anche, salsa di acciughe, uova per fare polpettone con cervello di zombie. Ecco qua, adesso andrò a cuocere nel forno e coprirò così. Dopo aver fatto bollire le uova sode, le ho rotte così con il guscio e ho messo il centrifugato di barbabietola, così diventeranno come vene degli occhi nella parte bianca per il polpettone zombie. Questo è il risultato finale delle uova bollite e poi marmorizzate con il succo di barbabietola, che faranno da occhi al nostro polpettone di cervello di zombie. Dolcetto o scherzetto? Zuppa di carote, zenzero e curry. Aggiungo l'erba cipollina al burro, pepe nero. Il pepe nero attiva il curry, quindi aumenta le sostanze antinfiammatorie del curry. Faccio rosolare un attimo. Intanto sto facendo un brodo con una di queste bustine che sono liofilizzati di verdure bio, l'ortica, i semi di sedano, lo zenzero, gli spinaci, l'aglio, i broccoli, la barbabietola, le carote, le patate dolci, i funghi reishi. Questo servirà per cuocere poi la nostra zuppa di carota. Cucineremo finché non saranno le carote soffici e poi lo frulleremo e diventerà una vellutata. Sto facendo una salsa besciamella con i funghi che andrò poi a frullare per rendere più omogenea e la utilizzerò per fare il disegno di una ragnatela sulla zuppa di carote e a fianco degli spaghetti di fagioli neri assemblati come un ragnetto. Il polpettone testa di zombie è quasi cotto. Sto sciogliendo un po' di burro per far sì che il cavolfiore rimanga morbido. Per aggiungere gli occhi poi con le uova marmorizzate. Le carote stanno soffriggendo, Charlie sta dormendo. Ho quasi fatto tutto. Un'altra cosa che devo fare è la pizza Nagaimo, ovvero la mia pizza segreta fatta senza cereali, senza glutine, che si fa con 3 ingredienti. Lo utilizzo anche per farci i bagels americani a forma di ciambellina e anche le focacce. Ma quasi finito di fare, anzi, la faccia del diavolo. È una focaccia, è gluten free, senza cereali. Ho fatto appunto questo disegno, utilizzerò il bianco per i denti e metterò in forno a 400 gradi. Cosa ne pensate? Il diavolo in persona, focaccia, senza glutine, senza cereali, cosiddetta indiavolata. Questi sono gli ingredienti che sto utilizzando per fare la panna cotta. Sta bollendo veramente bene, adesso spengo la fiamma tra pochissimo. Ho già preparato il formino con la frutta, adesso verserò qui la crema e poi lasceremo in frigo. Adesso lascio riposare in frigo. Happy Halloween. Oh my god, that's hilarious. Charlie, you got a fall. Ecco qua le bocche di vampiro fatte semplicemente con le mandorle. Ho utilizzato questo strumento per fare dei buchetti, come vedete, nelle mele. E le mele che ho utilizzato sono piccolissime, potete usare quelle più grandi e più semplici, anzi. Ho usato il succo di limone per evitare l'ossidazione. Adesso ci metterò un po' di marmellata. Ed ecco qua, bocche di vampiro con i denti. Ciao ragazzi e benvenuti finalmente al cenone di Halloween. Come vedete nello sfondo c'è un dipinto molto Halloween. Io sono vestita da gattina nera, un po' sexy, con lo stivale. E adesso vi faccio vedere un po' cosa ho cucinato, perché davvero la festa di Halloween più salutare d'America. La cosiddetta focaccia indiavolata l'ho fatta con un sacco di peperoncino e aglio. È senza glutine, senza cereali. La mia ricetta è già su YouTube in inglese, vi metto qui accanto, guardatela lì, cliccatela per vedere la ricetta. Poi una pinzetta, le ossa sono funghi e c'è i fantasmini che sono peperoni, eccetera. Passiamo al piatto primo, ovvero gli spaghetti a ragnetto, ha perso un dente, e la zuppa di carote. Sopra c'è una besciamella di funghi calda, poi c'è un'insalatina spiritosa, poi c'è testa di zombie, la chiamo, un polpettone ovviamente con pomodoro e il cavolfiore e dulcis in fundus. Ecco qua la carrellata di dolci. Io ho fatto la panna cotta a occhio, poi c'è brownie con il fiorellino e la tomba, biscottini gluten free, gluten free, palio, muffin fatti con i semi di lino e carota, carrot muffin, gluten free, vegani. L'intero pasto è vegano ad eccezione dell'insalata dell'uovo e del polpettone, questo è vegano, cedro di mela frizzante. Buon appetito! Non vedo l'ora di mangiare. Charlie è un avanzo di galera, vi voleva dire Happy Halloween a tutti. E là una streghetta addormentata. Charlie, se non era così carino l'avrei schiaffeggiato, le mie scarpe italiane! What the hell? Buon Halloween! Venite! È pronto in tavola, andiamo! Ragazzi, guardate un po'. Let's go eat!
questo è il vassoio dei dolci, che si parte con i dolci ovviamente per Halloween. C'è la panna cotta e cupcake, frutta come questa e la bara. Questo è un frutto asiatico e anche questo a forma di occhio. Assaggiamo. Freschissimo. Adesso però il biscottino a forma di gatto. Buonissimo. Zombie cupcake. Oh, la mela a forma di Lip of a Vampire with Blood. Buonissimo. Mi rimane la tomba. Buonissimo. Ok, dopo i dolci adesso zuppa e spaghetti. Sei piccante. Zenzero. E adesso provo il ragnetto. Siamo arrivati all'insalata con la focaccia che avete visto prima. Vuoi dare un morso al diavolo? Questa focaccia è buonissima e croccantissima. Mangiamo il diavolo così sparisce. Pizza. Zombie brain. Il cervello di zombie. Assaggiamolo con il cavolfiore. Very good. Grazie per avermi seguito e se è la prima volta che guardate, sottoscrivetevi cliccando anche la campanella e l'opzione sempre per essere sempre notificati ogni volta che un nuovo video apparirà in questo canale. Grazie e ciao!